Buonasera e benvenuti alla lezione Scienza e saggezza nel tempo del virus, tenuta dal dottor Luigi Frigerio. La pandemia provocata dal nuovo coronavirus si è diffusa nel mondo generando in pochi mesi paura, sofferenze e morti. L'Italia è stata il primo paese europeo colpito dal contagio virale a partire dal 20 febbraio 2020. Durante la fase acuta dell'epidemia, il dottor Frigerio è stato paziente all'ospedale di Bergamo, dove lavora da anni come medico, colpito da una polmonite che lo ha portato dall'altra parte della barricata. In quella circostanza non ha provato l'angoscia del nulla che genera spavento. Subito gli fu chiaro che il virus era l'occasione per ripensare alle certezze che ci hanno fatto credere di essere i padroni del mondo. L'epidemia è un peso che opprime i popoli e favorisce l'avvento di un ordine sociale diverso. Il virus ci ha spinto di fronte a un bivio epocale. Luigi Frigerio è medico specialista in ostetricia, ginecologia e urologia presso l'Università degli Studi di Bergamo, divenendo docente presso Milano Bicocca. È primario del reparto di ostetricia e ginecologia di Bergamo e direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Pediatrico dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Vi auguriamo buon ascolto. Ringrazio CUM e gli organizzatori di questo incontro. Desidero ringraziare subito anche Massimo Recalcati, che proprio il giorno della mia dimissione dall'ospedale mi ha rivolto questo invito a venire qui con voi ad Ancona per questo avvenimento. La mia sarà una lettura di nome e di fatto, aiutandomi con gli appunti che ho steso. La mia è una testimonianza, una sorta di outing, e ancora oggi mi emoziono quando ricordo questi momenti, per cui mi ascolterete con una certa pazienza. L'epidemia arrivata dalla Cina si è diffusa, sì, molto velocemente, ha generato tanta paura e tanta sofferenza. L'OMS ha fatto un bilancio della pandemia dopo 8 mesi e la pandemia in effetti ha colpito tutti i continenti del mondo, con oltre 1 milione di morti e 36 milioni di persone contagiate. In Italia, da febbraio a oggi, si sono verificati più di 36.000 decessi a fronte di quasi 400.000 infezioni. Bergamo e la Lombardia, dopo la città di Wuhan, sono stati i primi territori colpiti dall'infezione, con un totale di 17.000 morti. Nella sola area bergamasca il contagio durante il mese di marzo ha registrato picchi di quasi 200 morti al giorno, con un totale di 6.300 decessi fra febbraio e maggio. Per fortuna in altre regioni d'Italia, il centro, il sud, il mezzogiorno, le isole, la diffusione dell'epidemia è stata finora più contenuta. Perché Bergamo, dopo Wuhan, è stato il primo epicentro del contagio in Italia e in Europa? Forse non tutti sanno che prima del Covid, all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, tutti i giorni si staccavano 100 biglietti per Wuhan. Altrettanti passeggeri giungevano a Bergamo quotidianamente dalla provincia di Hubei. Molti infatti sono i legami commerciali e imprenditoriali che uniscono questi due territori. Le strade di Bergamo a marzo e aprile erano vuote come la strada delle città italiane e le persone potevano, voi lo sapete benissimo, uscire di casa per comprare il cibo, le medicine, per recarsi al lavoro, le fabbriche, i negozi, le scuole, era tutto chiuso. Non si sentiva più chiacchierare agli angoli delle strade o ai tavolini del caffè o al bar. Si sentiva il suono un po' lugubre delle sirene, delle ambulanze che portavano gli ammalati di giorno e di notte. A marzo, quando ancora ero in servizio,
molti malati gravi giungevano all'ospedale da Nembro, da Seriate, da Alzano e dalle valli bergamasche. L'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, che vanta 1.080 posti letto accreditati, di colpo si convertì in un ospedale Covid. Furono ricavati 400 posti per pazienti Covid per poter erogare in continuazione ossigeno e 88 posti di terapia intensiva e 12 posti di terapia subintensiva, totale 500 malati Covid. Lo stesso, il 10 marzo io ebbi occasione di andare per ragioni di servizio al pronto soccorso dell'ospedale e osservai una situazione, consentitemi di dire, apocalittica. I letti non bastavano e diversi pazienti in quei giorni furono trasferiti negli altri ospedali italiani o in Germania, dappertutto. In pochi giorni fu allestito lì a Bergamo un ospedale da campo in fiera, con la presenza anche di personale sanitario dell'esercito russo. Chi aveva fame d'aria e annaspava era destinato alla terapia intensiva, ma i posti erano pochissimi rispetto alla richiesta. Le decisioni in quei giorni erano drammatiche. I medici affrontavano forse la sfida più difficile, quella di scegliere chi avrebbe avuto la possibilità di sopravvivere e chi era troppo anziano o troppo fragile per sopportare trattamenti della terapia intensiva, scusatemi. Si decideva come in guerra. Ho lavorato nel mio reparto fino al 14 marzo, prima di manifestare i sintomi di questa infezione. Avevamo diviso i posti letto separando le aree Covid dalle aree Covid free. Anche nella sala parto, fra marzo e aprile, hanno partorito 500 gravide, fra cui 22 pazienti con patologia da coronavirus. In due casi abbiamo potuto fotografare, descrivere e pubblicare per primi al mondo, con una specie, una colorazione molto particolare immunoistochimica, la presenza di questo virus presente contemporaneamente nelle mamme, nei bambini e nella placenta. Avevamo documentato la possibilità di una trasmissione verticale del virus. Tutti i bambini e tutte le mamme positivi al Covid da noi curate, lo dico con un pizzico di orgoglio, sono guarite. Questo è il dato positivo di quei giorni. Il dato invece più drammatico è che nella fase acuta dell'epidemia hanno perso la vita 163 medici e 40 infermieri. Anch'io sono stato colpito dalla polmonite che di colpo mi ha portato dall'altra parte della barricata. Durante la notte, fra il 17 e il 18 marzo, camminavo a fatica verso il pronto soccorso dell'ospedale, arrancavo. E fui molto contento quando mi venne incontro una dottoressa con la mascherina di ossigeno. Mi sembrò di star meglio e fui grato di poter respirare. Poco dopo, l'anestesista conquistò una vena del braccio per eseguire i primi esami e per erogare i farmaci. Mi ero tolto il camice e avevo messo il pigiama. Di colpo ero diventato paziente dell'ospedale dove lavoro da 20 anni. Venne a trovarmi anche il cappellano dell'ospedale, Fra Pier Giacomo. Gli avevo chiesto di portarmi, uso un termine desueto, l'olio degli infermi, l'estremunzione. Il mio vicino di letto, il signor Mauro, un 36enne, padre di due figli, aveva una polmonite bilaterale severa, fu molto impressionato da questa richiesta. Quando il frate chiese se anche lui fosse interessato a ricevere l'olio degli infermi, il giovane fu molto veloce a rispondere: no, grazie. Dentro lo scafandro, col poco fiato che mi era rimasto, gli ricordai che quel segno non era per la morte, ma per guarire. Mauro allora ci pensò e cambiò idea e chiese anche per sé la stessa cosa. Dopo pochi giorni,
Il signor Mauro fu dimesso dall'ospedale, continuò a scrivermi e a telefonare per avere notizie e darmi informazioni sulla sua convalescenza, andava bene. Nonostante l'immobilità nel letto, le giornate nel casco dell'ossigeno erano piene di avvenimenti e la mia mente, per fortuna, era sempre vigile. Cercavo una spiegazione agli avvenimenti, mi facevo un mucchio di domande su quello che accadeva. Il 19 marzo, giorno del mio compleanno, attraverso lo scafandro, vedevo la luce intensa e il cielo azzurro attraverso la finestra dell'ospedale sopra il colle di Bergamo Alto. Intorno a me un'orchestra fatta di medici ed infermieri che si prodigavano per curare gli ammalati. Interpretavano una sinfonia inaudita e non ancora scritta nello spartito di nessun libro di medicina. Stavano imparando a curare sul campo questa malattia sconosciuta provocata da un virus strano arrivato da un paese lontano. Ognuno faceva bene il suo mestiere, ma c'era qualcosa che prima io non avevo mai notato, una simpatia inattesa, consentitemi di dire, un'amorevolezza rivolta non solo a me, ma anche ai miei vicini di letto che continuamente avevano bisogno di aiuto. Si avvertiva un'affabilità imprevista in queste persone che accudivano noi ammalati, seminudi, avvolti nel pannolino con le vestaglie corte dell'ospedale, senza la forza per alimentarci o per espletare anche i bisogni più umili, i più elementari. Squillavano insieme una miriade di campanelli per richiamare l'attenzione di questi infermieri che correvano qua e là a aiutare quelli che si sentivano soffocare. Vedevo lo sguardo attento di chi curava, il cuore di chi assisteva ai corpi spossati, mentre la morte era lì, in agguato. La situazione era grave, lo vedevo guardando i monitor, gli esami, capivo perfettamente, ma ero pronto, nel caso, per andare verso il destino che accomuna tutti noi, esseri umani. Ero davanti alla questione forse più importante della vita, quella che sempre ci interpella e che diventa incombente mentre sentivo l'affanno del respiro e la vita che stava per andarsene. Come ogni paziente, avvertivo i segnali di morte che sono insiti in ogni malattia, ma io chiedevo di continuare a esistere. Il bisogno di salute ha fatto esplodere acutamente la domanda di salvezza. In quei momenti il coraggio uno mica se lo dà da sé, diceva Don Abbondio dopo il colloquio col Cardinal Federigo nei Promessi Sposi. Mentre stavo dentro il casco dell'ossigeno, giungevano in continuazione messaggi di amici, di colleghi, di pazienti che si ricordavano di me anche dopo tanti anni. Con la preghiera di molti e il lavoro di quelli che mi stavano lì vicino, io non sono mai stato solo. Quando si è soli, tutti siamo timorosi. Insieme si diventa più coraggiosi. Avvertivo sì il dolore fisico, ma non provavo il terrore del nulla, l'angoscia del niente. Sapevo con chiarezza che stavo per andarmene, ma ero pronto. Grazie alle cure e alla scienza e all'umanità dei miei colleghi, ho accettato un po' a fatica di rispondere all'intervista che mi fu rivolta dai giornalisti del TG1. Insieme a loro, che mi curavano, volevo trasmettere in quel momento un messaggio di speranza anche per tutti gli altri ammalati. Durante il ricovero ho avuto la possibilità di vedere, sotto una luce diversa, il lavoro dei dottori, degli infermieri, degli operatori che si avvicendavano continuamente. Ognuno faceva bene il proprio mestiere usando le tecniche appropriate, con l'attenzione dovuta, mettendoci la preghiera del cuore. Questa attenzione diventava preghiera delle mani di medici e infermieri che hanno lavorato e hanno lavorato bene, con cura e dedizione premurosa. Dopo 36 giorni di immobilità e 18 giorni di CPAP, non sapevo più camminare come gli astronauti
quando ritornano a terra dalla stratosfera. Fui dimesso con la sedia a rotelle e un po' di ossigeno. Assieme a alcuni colleghi, lì fuori, c'era Agnese che mi aspettava commossa e sorridente. Era l'ingresso, anzi l'uscita dal reparto di malattie infettive. Il ritorno a casa si trasformò in gratitudine, col desiderio di tornare a lavorare insieme agli altri e per gli altri, con la stessa passione e la stessa cura che avevano usato per me. A febbraio, quando il virus ufficialmente arrivò in Italia, la scienza, lo sappiamo, era già diventata punto di riferimento e la medicina era diventata una specie di nuova religione. Nella mia esperienza posso testimoniarvi di non essere stato curato in maniera asettica, da una scienza asettica, ma da colleghi che hanno utilizzato le conoscenze scientifiche curandomi bene, con grande umanità. In quei giorni ogni esperto esprimeva una sua idea, spesso in contrasto con quella di altri specialisti. L'unica raccomandazione che tutti avevano condiviso era l'isolamento e il distanziamento sociale per combattere il virus e per allontanare il timore del contagio. Il motto che aveva coniato il mio amico Luca Lorini, il primario anestesista che veniva a trovarmi quasi tutti i giorni e mi curava, il suo motto era una specie di mantra: nessuno incontri nessuno, ripeteva all'infinito. Gli esperti sostenevano che il vaccino sarebbe stato l'unico rimedio per combattere l'epidemia, ma proprio nei giorni della grande paura gli esperti furono battuti dai clinici e dai patologi, che ottennero informazioni decisive facendo gli esami autoptici che allora erano stati perfino vietati dalle autorità sanitarie. Posso assicurarvi che i miei colleghi in prima linea erano determinati a fermare gli effetti nefasti di questo virus. L'unità di crisi si radunava al Papa Giovanni due volte al giorno. All'inizio del mese di marzo, in questo ospedale, morivano 30 persone al giorno, rispetto alla media di 2-3 persone, che è la media per un grande ospedale con più di 1000 posti letto. Tutti ricorderete i 70 carri militari che il 18 marzo trasportarono i feretri degli ammalati morti fuori da Bergamo. Un collega chirurgo, proprio in questi giorni, lui era ricoverato nella stanza accanto alla mia, ancora poco fa ricordava, un po' scioccato, il rumore dello zip del sacco funebre che richiudeva il corpo del suo vicino di letto. Ancora oggi non è in grado di capacitarsene. La scienza che mi ha curato è stata la medicina dell'ospedale da campo, quella medicina pratica che vuole verificare tutto ciò che accade. I medici dell'ospedale di Bergamo erano determinati a capire perché i pazienti Covid, anche quelli non critici, anche quelli a bassa intensità di cura, alcuni andassero incontro a morte improvvisa. L'infermiere diceva: vado di là a prendere un farmaco, tornava lì e trovava il paziente nel letto. Proprio grazie alle prime 70 autopsie, il mio collega anatomopatologo Andrea Gianatti, trasgredendo i protocolli, scoprì che la malattia Covid che portava a morte era una vasculite infiammatoria, l'ultimo effetto della trombosi dei vasi polmonari che portava a morte improvvisa gli ammalati Covid. Quello che sta ricominciando adesso, speriamo che non sia così, nel nord Italia e nell'area milanese. Gli anticoagulanti a dosi alte, a dosaggi terapeutici, i nuovi anticorpi monoclonali con dei nomi difficilissimi, tocilizumab e quant'altro, ma anche il vecchio cortisone, inizialmente sconsigliato dai medici di Wuhan, tutti questi farmaci si rivelarono capaci di curare in modo efficace i malati, diminuendo l'accesso alle terapie intensive e riducendo il numero dei decessi. Il primario anestesista di Bergamo, nei malati più gravi, cominciò a utilizzare l'ECMO, una macchina che sostituisce la funzione del cuore e dei polmoni, immettendo ossigeno direttamente nel sangue in attesa che i polmoni messi a riposo
ritornino a funzionare autonomamente. Tutto ciò abbassò la mortalità dei malati in rianimazione dal 70 al 23%. Qualcosa stava cambiando. Cominciavamo a capire qualcosa della storia naturale di questa malattia strana. Il primario di pediatria, il dottor D'Antiga, mio collega, fa parte del mio dipartimento, è stato il primo al mondo a riconoscere, a descrivere, a diagnosticare la sindrome di Kawasaki nei bambini Covid, una malattia che colpisce le coronarie di questi giovani pazienti. Anche qui, con un pizzico di orgoglio, consentitemi di dire, tutti e 22 i bimbi curati a Bergamo per sindrome di Kawasaki sono guariti con l'aspirinetta. Nelle cure praticate dai miei colleghi ho visto la dedizione alla scienza e la dedizione all'uomo. Nei giorni in cui i camion dell'esercito trasportavano i morti ai forni crematori di Mezz'Italia, il collega pediatra scrisse una lettera al vescovo di Bergamo, anche lui impegnato in prima linea. In questa lettera lui dice testualmente: «Le persone ammalate non hanno bisogno solo dei medici del corpo, c'è bisogno anche dei medici dell'anima. Quelli che non ce la fanno muoiono da soli, senza il conforto dei propri cari e senza alcun sostegno spirituale». La medicina, lo sappiamo, possiede due anime, la scienza e l'arte di curare. Bernard Lowe, l'inventore del defibrillatore cardiaco, è un medico anziano, oggi ha 99 anni, è ancora vivente, ha detto recentemente che la medicina non può abbandonare la cura delle anime sofferenti senza abdicare al suo compito di curare gli ammalati. Oggi la parola d'ordine è distanziamento sociale, isolamento, quarantena, telemedicina, ma nei giorni del contagio quanti ammalati da casa hanno invocato al telefono l'aiuto di un medico o di un infermiere, ricevendo consigli a distanza spesso inadeguati alla gravità della situazione, e molti non ce l'hanno fatta. Dopo l'esperienza traumatica del Covid, questo è il momento in cui pensare a come ripartire. Prendo a prestito le parole del collega di Bergamo, Giuseppe Remuzzi, del Mario Negri. Se non ripartiamo, creiamo povertà e conflitti che rischiano di portare malattie ben peggiori del Covid. Durante la pandemia tutti abbiamo imparato ad aver paura del vicino, degli oggetti, dei rapporti, ma oggi come ripartire? Siamo travolti dai numeri, da una comunicazione che spesso genera confusione. La scienza richiede una chiarezza. Questa è la base di ogni decisione ispirata alla saggezza. I mezzi di informazione oggi comunicano l'aumento dei contagi e definiscono caso ogni individuo con un tampone positivo, di cui solo il 5% è chiaramente sintomatico. L'ambiguità della comunicazione e la simmetria informativa provocano problemi importanti, non privi di conseguenze, anche fra gli strati più giovani della popolazione. Un insegnante di scuola media, mia paziente da tanti anni, mi confidava qualche giorno fa che diversi studenti non portano più in classe lo spuntino o la merendina, ma preferiscono digiunare nel timore di abbassare la mascherina. Diversi alunni hanno iniziato ad andare dallo psicologo. In questa situazione, l'incontro fra esseri umani non può essere relegato solo a condizione di assembramento, che è un evento chiaramente sanzionabile. Invece è importante essere oggi qui insieme, in presenza, nel rispetto delle regole, per lavorare, ascoltare e pensare a quello che stiamo vivendo, per dare forma alla ripartenza, anche se il Covid non è stato ancora debellato. Mentre l'economia in questi mesi ha dovuto accettare notevoli perdite di produttività,
La scienza invece ha guadagnato la fiducia dei più. Oggi la scienza sta raccogliendo la domanda di salute e di salvezza che in passato era stato appannaggio soprattutto della religione. Pensiamo a quanto tutti noi siamo in attesa di un vaccino che potrebbe liberarci dal contagio. Ivan Illich, un filosofo austriaco fondatore di un centro culturale a Cuernavaca in Messico, tanti anni fa, quasi 50 anni fa, ha scritto che oggi la società è ossessionata dal mito della scienza, anche se noi sappiamo che la scienza in quanto tale in assoluto non esiste. Esistono diverse discipline, ciascuna coi suoi limiti e i suoi pregi. Quando la scienza però diventa un dogma, assume un ruolo decisivo anche in ambito sociale e in ambito politico, come tutti noi ben sappiamo. Ma nel rapporto fra scienza e politica in questi anni si è inserito un terzo elemento, il mercato. Il mercato sostiene i suoi interessi, finanziando la ricerca privata quando naturalmente gli conviene. Nelle 3 settimane di convalescenza obbligata, quando sono tornato dall'ospedale, mentre reimparavo di nuovo a camminare, facevo la ginnastica respiratoria, ho potuto risentire i colleghi americani, australiani, spagnoli che mi avevano sostenuto con affetto, mi scrivevano messaggi, telefonate durante i giorni della mia degenza. Ognuno di loro concordava sulla complessità delle implicazioni anche politiche ed economiche della ricerca scientifica sul virus. Cito come semplice esempio l'articolo pubblicato su Nature Medicine il 9 novembre del 2015, firmato da Ralph Barich. Dice: chi è costui? È il più grande virologo esperto di coronavirus che ci sia al mondo, è professore di microbiologia all'Università di Chapel Hill nel North Carolina. E questo professore, insieme alla professoressa Shi Zheng Li, direttore del laboratorio di Wuhan fino al novembre del 2019, questi due scienziati scrivono nell'articolo: abbiamo derivato sinteticamente un virus infettivo ricombinante, SHC-14, che mostra una robusta capacità replicativa sia in vitro che in vivo. Uccideva tutti i topi in cui veniva iniettato, una sorta di bomba biologica. Ci fu in quel momento un'ampia discussione nel mondo scientifico sulla pericolosità di questi studi tesi a creare virus sintetici molto contagiosi. I microbiologi dell'Università di Stanford e quelli dell'MIT di Boston chiesero al governo degli Stati Uniti una moratoria su questi studi e il presidente Obama vietò questi esperimenti fra il 2014 e il 2017. Erano esperimenti sul gain of function, cioè la creazione di virus ricombinanti chimerici ad alta patogenicità per l'uomo. Le ricerche allora continuarono e si spostarono nel laboratorio P4 di Wuhan, che divenne punto di riferimento per scienziati, ricercatori, virologi, genetisti, e questi studi erano finanziati da importanti industrie farmaceutiche private come la Boehringer o ancora coi fondi pubblici dell'NIH, che continuarono a sostenere i collaboratori di Ralph Barich che partecipavano a questi studi. Da un punto di vista puramente scientifico, queste ricerche sono legittime. La produzione di chimere ricombinanti può essere utile per la cura di malattie virali, del cancro, delle leucemie e per lo sviluppo di nuovi vaccini. Occorre però chiedersi se e in che modo questi esperimenti ormai divenuti routinari con la tecnica CRISP sono come delle forbicine che entrano e sono in grado di ritagliare il DNA e l'RNA per creare nuovi virus anche a scopo terapeutico. Sono virus ricombinanti, ma naturalmente questo richiede anche una regolamentazione per capire come è possibile ridurre al minimo il rischio umano. Oggi
purtroppo il quadro regolatorio internazionale, se uno lo guarda, è sconfortante, non esiste. Bisognerebbe fare una commissione internazionale che sia in grado di autorizzare protocolli bioetici di sicurezza per considerare i reali costi, rischi e benefici di queste sperimentazioni. Adesso noi viviamo sotto l'incubo di questa seconda ondata, l'arrivo di una pandemia inarrestabile che in ogni momento, Dio non voglia, potrebbe colpirci. Viviamo un tempo di costante paura che mette in discussione i fondamenti economici, sociali e religiosi della nostra convivenza. Tutti siamo investiti dalla paura che cambia il clima sociale e le modalità di rapporto fra noi. Lo vediamo. Nella storia delle epidemie la paura si è rivelata sempre un elemento che ha modificato le regole della convivenza. Non sto a fare l'esempio che conosciamo tutti, perché Hitler, quando cambiò con le regole del gioco nella Repubblica di Weimar, accentrò in sé i pieni poteri dichiarando lo stato di necessità. Ma la crisi economica, non meno dell'epidemia, produce povertà, produce morte, produce malattie e riduce anche le risorse disponibili per le cure. Il Covid certamente è un trauma inferto al tessuto sociale, alle famiglie e a ciascuno. Mi ha colpito anche quello che il dottor Ronchi ha detto: il trauma della nascita ci espone al mondo come siamo, cioè nudi. Quel tragitto di 10 centimetri nella pelvi materna, quello che tutti nascendo noi abbiamo percorso, quello è il viaggio più lungo della nostra vita. Mai come alla nascita noi siamo stati così vicini alla morte. Oggi abbiamo dimenticato questo trauma, ma l'epidemia ci ricorda che la morte è davanti a noi, come si diceva, imminenza possibile. Ora noi ci troviamo a un bivio. Massimo Recalcati ha detto: il gesto più alto della cura è quello di farci rialzare e di far ricominciare la vita. Talita cum, ti dico, alzati. È un'espressione, se noi ci crediamo, capace di mutare l'inerzia che oggi frena la vita di tutti. Le parole dette a una fanciulla appena morta si adattano alla situazione del nostro paese, che attende ancora di potersi rialzare. Davanti al miracolo della resurrezione, alcuni credettero e altri rimasero increduli. Oggi, come allora, solo chi crede alla possibilità del miracolo, questo sì, ottiene la rinascita. A chi nega il miracolo, la salvezza non si manifesta. Il cambiamento della nostra epoca oggi non è solo di natura economica, politica o sanitaria. Il ritorno alla vita oggi richiede una nuova saggezza, capace di affrontare la dimensione del rischio, evitando la paralisi della paura. È impossibile azzerare tutti i rischi dell'esistenza. Presi dalla paura di morire, ci dimentichiamo di vivere. Dobbiamo scegliere fra un'idea di salute che nega la libertà in cambio della sicurezza, oppure un pensiero di salvezza che cerca il senso della vita accettandone i rischi inevitabili. Lo sappiamo, di paura si muore e di rischio si vive. Abbiamo bisogno di trovare una nuova saggezza. Possiamo tornare a lavorare fisicamente, per me in ospedale, con i miei colleghi. Questo mi ha dato la possibilità di condividere ancora lo scopo della cura, che è la salute dei nostri pazienti. Questo lavoro insieme è un'esperienza di tutti i giorni, un clima di fiducia che rompe gli schemi, superando l'isolamento e superando la paura.
Chi si occupa di malattia, cercando una risposta al bisogno di salute, conosce la storia di un rapporto fra due libertà, la libertà di chi è curato e la libertà di chi cura. È un'avventura di conoscenza, di dedizione e di lavoro che genera nuovi rapporti e prospettive spesso inattese. L'assistenza e la cura descrivono il lavoro di chi svolge un compito terapeutico per rispondere al bisogno di un bene duraturo presente in ogni ammalato. La conoscenza medica e l'assistenza sono, l'abbiamo sentito in questi giorni, due volti indissolubili della cura. Hanno in sé una dimensione scientifica da una parte e dall'altra una dimensione esistenziale. Nella malattia c'è il dolore fisico che risponde alle terapie analgesiche, agli antibiotici e, se indicato, alle procedure chirurgiche. Però c'è un altro dolore, quello della solitudine. Per questo male non ci sono analgesici o anestetici. È la perdita delle tante possibilità che vengono negate dalla malattia, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente, fino alla perdita di tutto e dunque anche della vita stessa. Il desiderio di felicità è strutturale al cuore di ognuno fin dalla nascita. Tutti nascendo facciamo un movimento di rotazione del capo verso l'altro che Paolo di Tarso chiama col termine greco apokaradokia. Questo movimento della testa in alto alla ricerca della luce, tecnicamente in ostetricia si chiama movimento di nutazione del capo. Questo movimento innato in tutti i mammiferi quando vengono alla luce si chiama speranza. Ogni atto di cura e ogni gesto terapeutico può riportare lo sguardo del malato verso una nuova attesa che riapre la speranza. Vi ringrazio.